No, non è che faceva un po' più, faceva tanto freddo che ne prendo di pezzo. È stata una giornata tremenda perché siamo partiti da Merano, che ha cominciato a piovere e siamo arrivati. Beh, i passi li abbiamo fatti tutti con la pioggia, ma vina giù fredda. Poi a Bondone è arrivata la neve. No, perché bisogna finire il Giro d'Italia? Io ero terzo in classifica e ho terminato qua quinto, anzi. E se ne voluta una giornata come quella lì, potevo vincere anche il Giro perché, essendo lì terzo in classifica, il Gao l'aveva 10 minuti perché non me li prendeva giù. No. Sì, c'era tanta gente, perché no? No. Sono andati, sì, hanno preso, ho trovato tanta gente dopo, hanno preso tanto freddo anche loro, hanno detto, perché puoi immaginare noi con i pantaloni corti, le maglie corte. La mia squadra non aveva dietro neanche i guanti di lana, l'ho fatta tutta con i guanti da corsa, senza, se manca le dita. Mi avevo le dita per un mese, non le sentivo neanche attaccate, dico, ho preso una, si è ghiacciato le mani, dico, dopo piano piano si è rifatta. Sì, perché è venuta su mia mamma a Merano e dice, porta giù quelle scarpe là che era quella che di scorta. E mi ha preso su anche quello che correvo. Allora lì era l'ultimo momento, c'erano le scarpe, le altre erano 43, 41, 40. Io portavo il 42 e sono venuto fino a Predazzo con il 44, puoi immaginarti. Da lavico più profondo, mi ha rovinato le gambe, anche quelle, non solo il freddo, sperando che il giorno dopo, invece il giorno dopo è venuta una bella giornata. Sì, bisognava annullarla addirittura, perché alla fine ne sono venuti su i di più in macchina, per esempio Maule. Si aveva ritirato a Marter e dopo è arrivato, ci ho detto in camera, ma come mai sei arrivato che ti eri ritirato? Ah, poi sono salito in bicicletta. Un giorno, l'ho scritto sul giornale, 5 anni fa, è venuto c'era una festa degli ex ciclisti, è venuto là, perché dici così? Dimmi come sei andato su allora. E sono salito in una macchina e mi ha portato su. Tanti, no? Solo lui, no? Lui era meglio eliminarla quella tappa lì. Ma Toriani ti faceva andare, anche se veniva giù la tempesta, come i paracari. Ho fatto pubblicità al Bondone.